Ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mindtest Itam! L'ho detto che sono Mazio Tess? Non lo so. Comunque, se non l'avessi detto, io sono Mazio Tess, salve a tutti. Come potete vedere, ho fatto un po' di casini qua, ci ho craftato dei filter injector, perché volevo sperimentare come estrarre le glass bottle vuote dal generatore. Piccolo problema, allora qua ho fatto un esperimento e ho posizionato questo in tutti i modi possibili immaginabili, tranne sotto, perché sotto è inutile perché devono passarci i cavi, è l'unico ingresso per i cavi, e mentre accetta che gli metti il combustibile da ogni zona, per toglierlo non funziona da nessuna parte, nel senso che la glass bottle non c'è nessun modo per tirarla al di fuori del generatore. Ora questo è un problema molto grave. È spreadata l'erba mentre guardavamo. È un gravissimo problema perché tutta la farm che pensavo di mais che riempiva le glass bottle, che andavano a riempire i generatori eccetera eccetera, non funziona se questo si blocca, perché vuol dire che non può accettare l'altro oggetto e quindi boh, fine, ciao, buonanotte. Ed è un gravissimo problema. Ah, ho fatto lo screwdriver. Visto che mi dicevate non usi mai lo screwdriver. E tra l'altro ho guardato che quello elettrico ha bisogno di un lingotto di mithril. Cioè è una roba, oddio, è un diamante. Cioè è una delle cose più assurde del mondo, ma non delle più assurde di tutte. Comunque dovrò pensare a una cosa. O modifico la mod farming, nel senso che l'etanolo si fa solo con il mais senza l'utilizzo di bottiglie, e quindi che non dia scarto di bottiglia quando viene bruciato. Oppure devo modificare il generatore in modo che possa fare l'output di quello che ha là. L'unico problema è che a questo punto potrebbe togliergli anche l'etanolo direttamente. Credo che mi verrebbe più comodo di modificare la mod farming a tal proposito. E dovrò pensarci seriamente e lavorarci seriamente. Non so se troverò il tempo. Comunque, detto questo, buttiamoci a capofitto nel capoverso, cioè quello che vogliamo fare in questo episodio. Che, visto che siamo nel periodo di Natale, vado a depositare la roba che non mi serve, però, perché sennò qua ci portiamo dietro un sacco di cavolo. No, il cacciavite mi può servire, teniamolo. Ah, piccola altra cosa che non vi ho detto. Altre due cose in realtà. Poi andiamo a fare il lavoro dell'episodio. Ho messo in tutti lo slot upgrade con la batteria e consumano molto 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 meno. Nel senso, visto che il grinder consuma tipo 450, la fornace consuma 500, e quindi diventa affrontabile come spesa energetica da collegare quei generatori. Lui consuma tantissimo, consuma tipo 2000 anche con la batteria, ma è abbastanza normale, nel senso il tool workshop l'hanno sempre fatto abbastanza costoso in termini energetici, perché tu non spendi materiali per rifare il diamond pickaxe, quindi un bel po' di energia dovresti spendercelo. E secondo me ci sta anche come ragionamento, altrimenti sarebbe troppo OP, sarebbe un po' come avere strumenti infiniti a gratis. Adesso è quasi a gratis. Detto questo, no, non dobbiamo andare di qua. Ho posizionato un bellissimo teletrasporto da un'altra parte del mondo, che esattamente... Ehi, perché non funzichi? Scusa, io volevo... forse devo... Ah, ok, perché sennò mi rileva il blocco di là, probabilmente. Vabbè. Allora, Polo Nord. Questo perché, approfittando del fatto che siamo sotto Natale, vorrei fare un episodio un po' natalizio. Quindi mi sono spostato in questo... santi numi, quello non l'avevo visto. Oh santi numi, quella roba lassù non l'avevo mica vista. Sarà interessante da andare a esplorare. Comunque, la parte interessante era quella grotta là sotto che adesso sto sdobbando. Siamo non molto distanti dal punto di spawn. E avevo una mezza intenzione di fare una piccola casetta in questa zona qua. Qua c'è l'uscita dalla grotta. Questa parte della grotta è più bella, solo che di là c'è l'erba verde, quindi non volevo fare una costruzione là. Volevo fare tipo una piccola casetta invernale qua. Tipo
settimana bianca, ecco. Oh, santi nomi, qua c'è una roba che non finisce più. Vabbè, sarà per un'altra volta. Sì, andremo a vedere poi un'altra volta. Tanto se facciamo la casetta qua possiamo tornare quando vogliamo. Tra l'altro è un po' un mix perché è un po' tundra, cioè taiga, un po'. Oddio, qua ci facciamo veramente male. O forse no? No, ok. E boh, quindi l'idea era di andare a riempire questo spazio qua più o meno con una piccola casetta, cioè con l'entrata di una casetta che viene un po' incastonata dentro questa montagna. A tal proposito ho preso, come avete potuto vedere nel frattempo, del legno di Jungle Wood. Tra l'altro, ecco, seconda cosa che volevo dire, prima che mi sono dimenticato, anche i Jungle Tree e i Cactus distruggono il blocco sotto cui vengono piantati, quindi attenzione. Almeno, forse i cactus. Sì, no, anche i cactus. Nel senso che ho raccolto dei cactus e avevano tutti un buco sotto, quindi suppongo che sia anche così. Poi non hanno un sapling, però boh, credo che quando salgono di due allora distruggono il blocco sotto, probabile. La parte di sotto avevo intenzione di farla di cobblestone. Allora, magari andiamo a scavare e togliamo un po' di roba qua. Ah. Già che cade la neve, lol. E fare un pochettino più di spazio, tipo togliamo tutta sta neve, grazie, 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 grazie per la neve. Addio, grazie per tutto il pesce. Togliamo anche qua. Ok, allora andiamo a fare un po' di pulizia e poi facciamo un po' di spazio per la nostra cavettupola. Allora, vediamo un po'. Così potrebbe venire o è troppo piccina? Forse sarebbe da allargare di uno. Potremmo allargare di qua forse, perché l'intenzione sarebbe quella di fare un ingresso di uno. E quindi volendo la simmetrica direi che andiamo a pulire da questa zona qua. Facciamo un po' di spazio di qua. Ok, e andiamo a fare un piccolo pezzetto qua. Ok, che andiamo a riempire poi con la nostra cobblestone. Al pavimento poi dopo ci penseremo. Adesso andiamo a fare due di là, due di qua, due. Non ho ancora idea se verrà una cosa carina o schifosissima o che cosa. Però l'idea era di fare un qualcosa di caratteristico in occasione di questa puntata un po' speciale, ecco. Nobody knows the trouble I've seen. Scusate, ma stavo guardando prima il concerto di Natale, quello in Parlamento, tutto lollilò. E cosa terribile, se, a mio parere, poi beh, ognuno ha i suoi propri gusti. Odio il fatto che quello scalino là mi impedisca di entrare. Hanno fatto delle canzoni gospel in un modo tipo da depressione. C'è anche Nobody Knows the Trouble I've Seen, di cui non so il titolo. Cioè, io canto il titolo per me sono le prime parole che dice la canzone. E no, forse dovrei fare le pareti un pochettino più larghe. Cioè, così viene larga 3. No, io lo vorrei fare un pochettino più larga. Tipo là. E dicevo, erano di una mestizia suprema, del tipo Nobody knows the trouble I see. E tutto così, cioè tipo depressione over 9000, cioè oh santi nomi, sono dei gospel, cantali come dei gospel, no? Cioè erano tutti che applaudivano, no? Cioè santi numi, non era una cosa così depressa da oddio sto per morire. E tra l'altro era un coro di voci bianche, cioè porca paletta, sto giusta paletta OPP. Togli la neve, ok. E quindi boh, sono rimasto un po' turbato da questa scelta del direttore di quel coro di voci bianche, perché boh, a mio parere è una cosa un po' assurda, cioè un gospel è un gospel, santo cielo. Cioè, non è un
un'opera lirica, ecco, per intenderci. Cioè, è una cosa molto vispa, allegra, evviva. È arrivato il Natale, il Salvatore, tutte queste cose qua, no? E boh. Detto questo, esternamente non so come sta venendo. Sta venendo uno schifo senza precedenti, infatti. LOL. Avevo in mente una cosa proprio bella, ma forse non ho scelto il punto giusto per costruire. Forse. Per il fatto che è molto stretto qua, e allora forse ci rimette un pochettino. Qua, ecco, metti la neve così non si vede che fa schifo. Perché avevo intenzione di fare una cosina tipo così e poi mettere il tetto sopra, proprio tipo spiovente, con le scalette. 3, 3, 3, 3. Allora, vediamo un attimo qua come viene. Allora, io le scalette le farei però rientranti di uno, nel senso che partono da questa posizione qua e non mi dispiace. Allora, adesso naturalmente dovrei andare a togliere dell'altra neve e porcherie varie. Per il fatto che qua devo fare il tetto. E naturalmente viene notte. Ah, Mindtest ce l'ha con me oggi. Mindtest, non volermi male, sono il tuo paparino. E no, però lo devo fare. Ho detto farlo esterno. A parte che qua non ha gran molto senso perché. Gran molto. Vabbè, ho detto qualcosa che non. Non so. Allora, giriamo tutto qua però. Allora, gira, 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 gira. Ok. Che poi appunto non ha, come dicevo prima, che ha molto senso. Per il fatto che l'hai completamente nascosto. Però, boh. C'è avanzata per caso della neve? Sì, mettiamo della neve là. Togliamo questo che per ora non serve. Mettiamo della neve là giusto per coprirlo, così tipo. Però sta roba qua sopra non si può vedere. Togli qua. Togli là. Togli là, qua. Ok. Sì. Non è un granché esteticamente, però. Allora, e poi forse uno più avanti, che dite? Tipo, naturalmente me l'avete girato al contrario. Tipo così. Sì, forse ci sta con uno che sfora avanti. Avevo fatto una casetta così simile nella serie di. Con Yakidale. Che poi in realtà non è poi andata avanti. Nel senso che, come potrete ricordare, credo, la serie poi è fallita prima di partire. Nel senso che abbiamo registrato un episodio e boh, fine. Fine della serie. Ciao, al prossimo. E quindi non si è visto molto. Però credo che nel video in cui mostro il mondo, alla fine, quel poco che avevamo creato, si vede la casetta che avevamo fatto. Ed era tipo così, molto carina. Molto, molto, molto carina. Ecco, adesso non so se fare anche. Sì, io forse farei là un blocco intero. Però qua mettere. Verrà un video lunghissimo, ma. Visto che si costruisce, c'è sempre. Sì, così non mi dispiace. Anche se verrà un tetto tipo straaltissimo, credo. LOL, però. Allora, vediamo un attimo. Qua, qua, qua. Magari lo spezzo su due puntate, non lo so, vedremo. Se per caso vedete il video che si interrompe, o è che sono morto nel frattempo, o è perché l'ho spezzato a metà. No, vabbè, ma se, a parte che se lo spezzo metto un avviso, un qualche cosa, un ciao alla prossima, un ci vediamo domani, domenica, alla stazione Napoleone. Che poi non so neanche se esiste una stazione di Napoleone, però Gare du Napoleon. Come ci salgo là sopra? Ah, posso caderci da qua. Sì, ok. Mo, metti questo e giralo. Gira! Ok. Gira la scala, yeah. No, quella era tipo la ruota. Gira la ruota, gira la ruota. Era tipo un qualche programma di qualche tempo fa, non ricordo. Non è che guardi tanto la televisione io. Anzi, quasi per nulla. Tranne quelle poche cose. Tipo, ecco il concerto di Natale che c'è adesso. Che c'è in questo istante al Parlamento. Tra l'altro non ho visto il Renzi.
ridere. Cioè, boh, che ridere, nel senso, chi se ne. Cioè, non è che me ne freghi particolarmente di cosa fa Renzi, al posto che andare a vedere il concerto di Natale. Sarà con le sue amanti, che ne so io, con la Boschi. Boh. Non sono fatti nostri, noi siamo qui a divertirci, a spassarcela e loro facciano quello che vogliono. Andiamo così, così. No, no, avevo detto rientriamo di un blocco. Qui non lo faccio. Ma vedete che sono poi anche un po' stordito, eh. Anche perché così la rientra nel. Esteticamente non è che mi piaccia molto questo stacco di brutto con l'edificio sotto. Però. Boh. No. Beh, senti, ho un accetto qua perché non usarla. Ok, così non mi dispiace il tetto. L'unica cosa è appunto che. Ho ordinato un mouse nuovo, tra l'altro. E l'unica cosa è che ho paura che venga davvero troppo alto per quello che dovrebbe essere un tetto, cioè che venga molto più alto che non la parte sottostante. Però è un rischio che dobbiamo prenderci. Il fatto che qua, essendo tutto nevoso, uno per forza deve contrastare la neve con ogni mezzo. Cioè, il tetto deve essere molto spiovente perché altrimenti ti crolla, perché la neve non cade giù. Motivo per cui hanno creato i tetti spioventi, no? Quindi noi facciamo tanto spiovente perché qua c'è tanta neve, allora. Cosa. Santi numi, che fei. Tra l'altro è buio come non so che cosa. Spero che ci vediate qualcosa perché dovrei piazzare delle torce forse, ma. Sapete com'è, sono un po' pigro. Adesso questo è tutto storto, giralo. Ok. E poi qua potrei anche mettere direttamente delle wooden planks e buonanotte al secchio. Cioè tipo così e buon ciao. Ah, e magari sopra uno slab però. Uno slab, ce l'ha lo slab, sì, il wooden jungle wood slab, tipo così, però io manterrei l'ordine dell'altro, non così ma cos'ha, nel senso che le scale sono girate al contrario, quindi io li girerei anche loro così. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows about Jesus. Adesso mi faranno copyright claim perché canto. No, per fortuna non funziona in questo modo. O almeno mi auguro che non inventino dei bot che possono riconoscere anche la tua voce quando canticchi una canzone che non potresti canticchiare perché l'ha inventata qualcuno che non sei tu. Cos'è successo? Dove è andato? Oh, santi numi! No, io non volevo così. Va, facciamoci un pillar di. Che non posso neanche fare perché. Perché non me lo fa fare? Porca di una miseria. Ok. No. 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 Ok, così dovrebbe essere a posto. Vediamo un attimo. È a posto. Mettici una luce sopra che non ci vedo un cane. Sì, così mi piace. Così mi piace. Sì. Lui. Lui. E ora però bisognerebbe mettere magari un buco là in mezzo. Farei così così un buco là in mezzo. Dove ho messo la torcia. Peccato che non ci arrivo. Ecco. E mettere tipo una luce là dentro. Tipo così. Ecco. Però non così. Cioè che viene tipo da dentro. O magari farlo cioè no mezzo. Nel senso. Adesso vi faccio vedere. Tra l'altro credo che starò per tagliare il video perché sono quasi 20 minuti. Allora, vorrei fare una cosa del tipo così e poi qua rompo e metto quello sopra. Quindi c'è cioè che un. E lo spazio è sempre di un blocco, però è un blocco formato da due slab, cioè un blocco sfalsato, ecco. Dammi il coso, no, 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 no. Ok, così. Sì. Così mi piace di più. E poi vabbè, qua naturalmente non posso mettere, ma la metterò dentro. Così ci sta, mi piace. Mi piace. E poi non so se mettere anche due piccoli slab.
Sì, dai, mi vorrei mettere dei piccoli buchi slab qua, in cui mettere tipo delle luci all'interno. Cioè che venga. Così mi piace, mi dà. Boh, non lo so, mi dà una buona sensazione. Una sensa stranazione. L'unica cosa appunto che qua non mi convince sto stacco con il tetto. La cobblestone, il tetto. C'è qualcosa che non mi quadra in sto edificio. Forse il fatto che la cobblestone non mi piace. Forse è quello, eh.